io volevo spendere qualche minuto con voi per darvi alcune indicazioni, visto che comunque avete degli interessi molto diversificati anche a livello di bandi, di progetti, di programmi, eccetera. Volevo darvi alcune indicazioni di massima, passandovi un po' dalla nostra esperienza nel come si scrivono dei progetti di successo, no? Naturalmente io non sono Bodil Holst, ma ho cercato di trovare delle presentazioni un po' simpatiche che vi permettano di... Vabbè, tanto siamo un 4. No, devo riprendere, scusa. Ah, ok. Scusami, no, solo perché... Prova. Vabbè, io li odio sti cose, vabbè. Mi dà proprio... Allora, ho cercato di trovare delle, visto che comunque abbiamo anche poco tempo e il contesto secondo me è abbastanza informale, ho cercato di trovare degli spunti anche che vi facciano un po' sorridere, anche no, per passarvi quello che altrimenti può essere una cosa... Cioè noi facciamo addirittura dei master in neuroprogettazione che durano 4-5 mesi, quindi... per dire, addirittura alcuni finanziati dai fondi europei stessi, quindi no. Però mi sembrava utile passarvi alcune idee. Vabbè, questa è semplicemente l'idea che voleva presentare, però la cosa interessante è che poi è classica di come si fanno i progetti, no? Capire bene qual è il contesto in cui si va a lavorare, capire la fase di preparazione, come si costruisce l'idea che sta alla base del progetto e il consorzio, e come si scrive poi effettivamente la cosa. Poi naturalmente possiamo andare nel dettaglio di ogni singola cosa, però è interessante passarvi alcuni messaggi chiave in modo abbastanza, penso, simpatico. La prima domanda è, chiaramente, perché mi devo... io mi scuso se è in inglese, però purtroppo non ho avuto né il tempo né nel modo di tradurlo. Ma perché mi devo sbattere, tra virgolette, a prendere dei soldi dall'Unione Europea? Allora, innanzitutto, soprattutto per l'ambito della ricerca, ma anche in altri ambiti, la formazione, eccetera, è perché non ne ho altre sorgenti, no? Non ho altre sorgenti più semplici, almeno nell'immediato. Soprattutto se io sono un accademico e quindi vengo anche valutato, o anche un public officer piuttosto che qualcuno che lavora comunque in un'istituzione pubblica, che sono valutato anche dal punto di vista delle performance, tutto questo mi va a fare punteggio, no? Quindi c'è solo un aspetto finanziario, ma c'è anche un aspetto, diciamo, di carriera. L'altro aspetto è più di chiamiamolo, di prestigio, che far parte di un progetto europeo in qualche modo ti fa entrare una specie di elite, una sorta di circolo. Sì, esatto. Ma poi vedete dopo, sulla composizione del consorzio, che però è vero, sono cose molto vere, sono estremamente vere. Quindi ho un obiettivo di carriera, e quindi è importante per me far parte di una comunità scientifica di successo, no? Quindi ottenere il finanziamento. Al fine di ottenere questo devo fare in modo che persone che sono già famose, che sono già in quella elite, credano in quello che sto facendo e quindi che vogliano stringere relazioni con me. Vabbè, questo penso. Allora, il primo step è chiaramente, no, cercare di attendere, di partecipare a un corso che ti insegni come scrivere una buona proposta. Vabbè, qui sto a fare un po' di pubblicità dei concorrenti. Se non hai un corso disponibile, allora c'è un proposal, ma questa è una cosa vecchia. Poi vi segnalo degli altri libri, questo era per il sesto programma quadro, ce ne sono altri, anche ebook, anche versione su, anche video, diciamo, che spiegano come si scrive un buon progetto.
Secondo passo fondamentale è iscriversi come esperto esterno della Commissione Europea. Poi vi darò il link, vi manderò la presentazione con il link aggiornato come diventare esperto del settimo programma quadro e di altri, in Intelligent Energy, Lifelong Learning, eccetera. Perché questo è fondamentale per capire come le proposte vengono valutate. Okay? Io e tutti i miei colleghi, io rappresento una società che si occupa di europrogettazione da 18 anni, tutti i miei colleghi sono tutti esperti della Commissione Europea, e sanno benissimo che ogni esperto ha in media un'ora per valutare una proposta, quindi è fondamentale passare i messaggi in modo molto chiaro, molto preciso, in modo che l'esperto possa andare a vedere le cose che gli interessa vedere. Il terzo passo, che è l'aspetto divertente, è di essere sicuri che sei chiamato a essere l'esperto, perché iscriversi si possono iscrivere tutti, è una cosa gratuita, anche molto semplice, un curriculum. Ma è importante che almeno un project office, un scientific offer ti chiami per partecipare a questa esperienza mistica della valutazione, insomma, che è fondamentale per la fase di preparazione. La fase di preparazione, tutto parte da un'idea, come molte altre cose. E la prima nota importante è essere sicuri che nessuno te la freghi. Quando uno ha un'idea buona, in genere i progetti europei sono la peggior via per sviluppare una buona idea, perché sono lunghi, perché devi coinvolgere tante persone, perché comunque bisogna far circolare l'idea tra tanti partner, quindi ne perdi il controllo dopo un po'. Quindi il suggerimento che si dà è di cercare di contattare, almeno come prima cerchia, quello che poi diventa il core del progetto, delle persone che siano leali, magari siano già conosciute, che hai già... Prego, sì, ho voglia. No, volevo permettere che chi non ha esperienza spesso pensa di cercare partner su internet, sì, oppure da sul sito del programma, Grazie. Noi come... esperienza nostra sconsigliamo sempre questa procedura. E siamo veramente talebani in questo, no? Nel senso che intanto i draft che facciamo girare sono sempre molto essenziali e poi cerchiamo sempre di farli girare, come diceva Giorgio, come dice il collega che ha scritto questa cosa molto simpatica, in circuiti assolutamente affidabili. Per quello io citavo EuroCities, perché ha una garanzia da questo punto di vista, oppure le relazioni progettuali preesistenti, oppure dei contatti che ci vengono dati da partner affidabili. Quindi escludere assolutamente la ricerca partner random e non conosciuta. Scusami. No, è fondamentale. Ed è anche più facile raggiungere i partner in un tempo molto più breve, se uno ha già un po' di relazioni. Nonostante, è importante chiarire a tutti che l'idea è propria. Ora, naturalmente questo sono idee basate sul concetto che uno voglia scrivere un progetto e quindi ci costruisca intorno tutta la cosa. Poi dopo vi spiegherò che non è questo il modo più facile e più immediato per ottenere i finanziamenti. Ce n'è un altro che è molto più opportunistico, che poi vi spiego. Chiaramente il consorzio è qua, è l'aspetto di nuovo divertente, è un misto di persone leali, persone famose, persone dell'industria e persone dell'Europa dell'Est. Questo è il mix. Sì, è persone dell'Est, Europa dell'Est, nuovi stati membri, eccetera. Poi adesso ultimamente c'è anche, ci deve essere una buona percentuale di signore, che così dice, padri, la percentuale, eccetera, eccetera. È importante, quando si è raccolto l'interesse iniziale nell'abstract, diciamo in quello che può essere l'abstract, avere un accordo, un commitment dei partner anche alla cosiddetta full proposal, perché è semplice avere l'interesse di un partner su un abstract, perché comunque è un'idea che è interessante, bene, piuttosto che in quella che chiamano full-fledged proposal, cioè che sono magari 50 pagine con tante cose da leggere, da scrivere, eccetera. Quindi è importante che soprattutto il core, e poi due o tre partner con cui ho iniziato a lavorare,
rimangano costanti nel tempo. Poi nel frattempo magari qualcuno di quelli che stanno intorno si può perdere, si può sostituire, eccetera. Però è importante non perdere il... E infatti è importante capire che per scrivere un progetto, di nuovo qua è l'approccio di uno, di una persona, di un ente che vuole creare un progetto coordinato dal proprio ente, quindi non creato da un altro ente a cui voglio partecipare, ma io, coordinatore, devo mettere in conto, che è un po' il discorso che faceva anche Alessandra prima, che devo dedicare delle risorse serie a questa attività. Non è una cosa che si fa nei ritagli di tempo, non è una cosa che si può fare da soli, e non è una cosa che si può fare all'ultimo momento, perché ci sono tutta una serie di aspetti di negoziazione, di accordi che devono essere presi. Nei progetti AS3, nei progetti di cooperazione territoriale, questo è l'aspetto prevalente. Poi il progetto di per sé è facile da scrivere, però tutta la fase politica intorno è massacrante. Cioè, arrivare a mettere insieme i partner giusti che siano continuamente interessati. Per questo dico che secondo me, soprattutto per chi sta iniziando a lavorare in questo settore e vuole ottenere dei risultati in breve tempo e con uno sforzo limitato, è meglio partecipare a progetti costruiti da altri. Quindi con un approccio mentale, ok, io voglio, ho il mio obiettivo, però devo essere flessibile per sparare, fra virgolette, intorno all'obiettivo, non cercare la proposta perfetta che qualcuno in Europa sta preparando e io mi ci infilo, ma è vero, io voglio avere un avanzamento in un'area e quindi devo essere in grado di capire quali possono essere le proposte che si avvicinano a quest'area, vanno a costruire una specie di puzzle che mi permettono poi a me come ente o come industria, come università, di estrapolare i risultati del progetto e integrarli dentro di me. Questo è l'approccio vincente per avere dei finanziamenti in brevissimo tempo. Se no, uno si mette lì, fa il suo progetto, però raggiungere un successo di questo tipo richiede molti sforzi e molta esperienza. La fase di scrittura. La fase di scrittura, una volta avuta l'idea, che è quello che dovrebbe essere il progress beyond the state of the art, è il modo con cui si scrivono le proposte di successo, è quello che vi dicevo prima, cioè di fornire ai valutatori le risposte alle domande che loro cercano. Quindi è fondamentale sapere quali sono le domande. E le domande non sono segrete, sono esattamente gli evaluation criteria, che poi è il formulario che ciascun valutatore deve riempire. Quindi, essendo, può essere criticabile o meno questo tipo di valutazione, no? Perché molti la criticano, che dicono non è oggettiva, è molto soggettiva, eccetera, però a me piace perché comunque i valutatori sono 3 o 5 addirittura, quindi c'è proprio una fase di creazione del consenso, cioè ognuno dà la propria valutazione e poi ci si vede tutti insieme a Bruxelles in una riunione coordinata dalla Commissione Europea, che però non entra nel merito della proposta, e i 5 esperti si confrontano e, come in qualsiasi questione umana, è possibile influenzare il risultato, il giudizio, no? Se io ho un'opinione molto forte, positiva su una proposta, posso cercare di portare tutti dalla mia parte, a prescindere da che punto siamo partiti. L'equivalente se è molto negativa, però è fondamentale che quando un esperto legge la proposta sia in grado di estrapolare. Ultimamente le valutazioni sono anche in due fasi, cioè una fase a Bruxelles e una fase a casa. Quindi gli esperti ricevono le proposte in formato elettronico, in PDF e su un CD. Quindi molto spesso possono prendere, copiare e riportare nel loro report addirittura delle frasi dalla proposta. Quindi è fondamentale che siano ben chiare dove possono prendere le informazioni quando uno legge una proposta, che comunque sono 80-90 pagine. Quindi molte delle informazioni sono importantissime, perché tutto il work program, tutte queste cose qua sono importantissime e occupano una grossa parte, però
molte delle informazioni che noi come scrittori, diciamo, nei progetti magari diamo poca importanza, in realtà è tutto un criterio, magari vale 5 punti, il totale sono 15 e quindi è molto importante capire bene che nella proposta sia chiaro come la proposta risponde agli evaluation criteria. E tutto questo è pubblico, cioè gli evaluation criteria, il programma di lavoro, la guida dei proponenti, anche il modulo che i valutatori devono compilare, è tutto sul sito della commissione, è tutto pubblico, quindi non c'è niente di segreto e niente legato a particolari esperienze. La cosa fondamentale, diciamo, se uno vuole essere sicuro di rispettare questo approccio, è una volta che la proposta è pronta cercare di farla leggere a qualcuno a cui non ha partecipato, che non ha partecipato nella scrittura, che faccia una sorta di simulazione della valutazione, qualcuno magari che ha un'esperienza, che ha fatto un minimo di valutazioni vere, che possa dare la valutazione e in modo che i proponenti possano in qualche modo migliorare, rendere più chiari magari alcuni obiettivi che sembravano chiari, invece non lo sono, e così via. E in questo modo si accorcia il tempo che è necessario per un progetto a raggiungere il finanziamento. Attenzione, è proprio una questione di tempo, cioè noi quello che facciamo come società, per esempio di consulenza, non abbandoniamo nessun progetto. Okay? Quindi noi presentiamo dei progetti, alcuni vengono finanziati, altri no. Quelli che non vengono finanziati vengono archiviati e vengono ripresentati alla call successiva attraverso un'analisi delle valutazioni che sono state fatte e un miglioramento della scrittura della proposta nei punti in cui e così via, praticamente per sempre, finché non viene finanziato. In media alla seconda o alla terza volta viene finanziato, quindi è veramente un processo. Se io riesco a accorciare questo tempo facendolo valutare magari da uno o due esperti, la mia percentuale di successo può alzarsi, ecco. Poi dipende molto anche da chi mi valuta il progetto, diciamo. Vabbè, questo è la prima presentazione che vi volevo non vado nel dettaglio di tutta questa presentazione perché comunque è molto lunga e quindi comunque ve la manderemo, sarà disponibile, insomma, comunque sì, aspetta, però, perché devo capire quale slide far vedere. Allora, secondo me, diciamo, questa slide può esservi utile perché è comune a quasi tutti i programmi a cui voi siete interessati. Allora, la procedura è sempre la stessa, vengono pubblicati dei bandi di gara, delle cosiddette call for proposal, su vari strumenti, la Gazzetta Ufficiale Europea, Cordis, attraverso i National Contact Point, eccetera. A livello di tempi varia da programma a programma, però diciamo che intorno ai 3-6 mesi c'è un bando, viene messo un bando. Il bando si basa su un documento che di nuovo è comune a quasi tutti i programmi europei, che si chiama Work Program. No? Il Work Program è un documento che spiega quali sono gli obiettivi di lavoro per un certo periodo di tempo all'interno del programma. Questo in genere è di 2 anni per i progetti più maturi, per i programmi più maturi come il settimo programma quadro, come il CIP, eccetera. Su quelli un po' meno maturi e magari non proprio di ricerca, ma diciamo attinenti all'obiettivo, sono work program annuali, che vengono rivisti su base annuale. Il bando di gara in genere è molto sintetico perché fa riferimento al work program, dice in questo bando si apre l'obiettivo 1, 5, 6 e uno quindi deve avere il work program come riferimento per capire dove
A livello di tempi, nel momento in cui si apre il programma, in genere ci sono 3 mesi. Ora, di nuovo, questo è un altro consiglio sulla base della nostra esperienza. Molto spesso si sa con moltissimo anticipo quando usciranno i bandi, quindi non è necessario che esca il bando, aspettare che esca il bando per iniziare a preparare il progetto. Si può iniziare tranquillamente prima. Soprattutto in programmi di ricerca, come il 7° programma quadro, addirittura si sa un anno prima, un anno e mezzo prima, quindi senza esagerare, diciamo, con l'anticipo, però non c'è bisogno di aspettare che ufficialmente esca il bando. No? Una volta che comunque è uscito, in genere ci sono 90 giorni, ci sono 30 mesi per rispondere al bando. La struttura di come si risponde al bando segue l'approccio della Commissione europea, che è un approccio top-down. È la Commissione europea che dice quali sono gli obiettivi su cui fare la ricerca o sviluppare il progetto, ed è la Commissione europea che dice come vuole strutturata la proposta. Questo non è perché è un modo impositivo, ma è l'unico modo per poi assicurare una valutazione veloce, no? Uniforme, veloce, comunque anche corretta. No? Una volta che uno presenta il progetto, attraverso la procedura che è un pochino in modo simpatico, però vi ho spiegato prima, cioè io ho un'idea che è coerente con un obiettivo all'interno del programma di lavoro, aspetto il bando giusto, quando vedo che la mia idea è coerente col bando, inizio a preparare il progetto, costruisco un consorzio intorno alla mia idea e scrivo il progetto insieme ad altre persone. Una volta che sono pronto, mando questo progetto in vari modi, che variano a seconda dei programmi, alcune sono addirittura invii online, quindi non c'è neanche da preparare nessuna carta, niente. Altri programmi sono molto più onerosi, vogliono addirittura 5 copie, il CD, tutte queste robe qua, no? È molto old fashion. Insomma, fatto sta che nel momento in cui io mando la proposta e si chiude la scadenza, c'è la scadenza, parte la fase di valutazione, che è divisa essenzialmente in 2 parti. La prima parte, la Commissione europea verifica se il progetto è tecnicamente eleggibile, quindi non va nel contenuto del progetto, ma verifica semplicemente che uno non si voglia fare, ne so, ricerca su animali, con vivisezione, robe del genere, sui pesticidi provati sui bambini, tutte queste cose qua, no? E verifica anche i criteri di eleggibilità che sono espressi nel singolo bando. Se ci devono essere almeno 3 stati membri, devono esserci almeno 3 stati membri, se ce ne sono solo 2, la proposta è automaticamente scartata. Se, una cosa importante, di nuovo sulla base dell'esperienza, se c'è un budget minimo e un budget massimo, bisogna fare attenzione di essere sopra al minimo, perché se si è sotto si è automaticamente esclusi. Non vuol dire che, siccome si è fatta una proposta molto economica, molto efficiente, si ha più chance di essere finanziati. E molto spesso ci è capitato che alcuni progetti fossero bocciati, fossero esclusi proprio dalla valutazione perché il progetto era troppo poco costoso, diciamo. Quindi una volta passata questa verifica di eleggibilità, che vi dico è intorno al 95%, perché ormai quasi tutti i progetti, tutti i proponenti stanno attenti a queste cose, si passa alla valutazione sulla base di quello che vi dicevo prima, cioè basata sul concetto di peer review, cioè di esperti che valutano in modo umano, no? Non in modo oggettivo. Quindi io ho 4-5 persone che sono esperte della materia, più o meno esperte, voglio dire, non esiste la perfezione, gli viene assegnato questo progetto, loro preparano il loro bel report, lo mandano alla Commissione europea che lo archivia per il momento. Dopodiché c'è la fase finale, è la cosiddetta evaluation on-site, cioè tipicamente a Bruxelles. C'è un palazzo proprio della Commissione europea, che è l'Evaluation Building, con tutta una serie di alberghi intorno, naturalmente, perché sono valutazioni continue.
in cui i vari esperti si vedono e a seconda di come hanno valutato le proposte si vedono e fanno un meeting che si chiama consensus meeting, che è il meeting che vi dicevo prima, cioè ognuno porta il proprio report e sostiene le proprie idee, no? E cerca di portare tutti dalla stessa parte. Nel momento in cui ci sono delle grosse differenze di visione, entra in campo la Commissione europea, che fa un po' da mediatore, però è un mediatore per cercare il consenso, non è un mediatore facciamo la media del punteggio, no? Questo è proprio vietato, deve esserci un consenso tra tutti e tre o tutti e cinque, quindi a volte queste riunioni qua vanno avanti anche per ore a seconda delle cose. Dopodiché si viene stilata una classifica, no? Una classifica, una graduatoria sulla base del punteggio totale che una proposta ha preso, e ci sono varie tecniche per costruire la graduatoria, però diciamo sulla base del punteggio. Tenete conto che per il livello di competitività che c'è nei finanziamenti, la soglia di finanziabilità di una proposta è intorno all'80% del punteggio pieno, quindi c'è una soglia che è una soglia tecnica. Per esempio, nel settimo programma quadro il 100% del punteggio è 15, la soglia è 10, se una proposta ha preso meno di 10 è automaticamente esclusa. In passato, quando una proposta prendeva 11 o 12, era quasi sicuramente finanziata, okay? Adesso se non prende 13 o 14 è quasi sicuramente non finanziata. Quindi il livello di competitività è estremamente alto, l'Europa si è allargata, i budget più o meno sono gli stessi. E poi magari vi spiegherò come si fa a capire qual è il budget veramente, perché anche la Commissione europea è abbastanza difficile da interpretare, fanno delle dichiarazioni molto grosse, di centinaia, miliardi di dollari, eccetera, di euro, però poi alla fine quando si va a vedere i bandi più o meno le cifre sono sempre le stesse. Dopodiché la Commissione europea prepara uno scenario di finanziamento, che è un documento di lavoro che viene passato al comitato di programma, che è di nuovo una serie di esperti, l'insieme dei national contact point delle varie nazioni, che vengono informati dal comitato dei risultati. In teoria potrebbero cercare, soprattutto in caso di pareggi, no? In caso di proposte che sono sullo stesso punteggio e che sono sulla soglia di finanziabilità, potrebbero cercare di discutere a favore del proprio coordinatore se fa parte della propria nazione, no? Poi non succede quasi mai, perché essendo parati dalla Commissione europea non vogliono discutere su questo, quindi semplicemente sono informati. Quando una proposta passa, entra in una fase di cosiddetta di negoziazione, in cui la Commissione europea non negozia niente, ma semplicemente è la fase in cui si raccolgono tutti i documenti, si prepara la stesura del contratto, preparano tutte le cose, si firma il contratto e il progetto parte. L'informazione che vi davo prima, cioè di cercare di valutare non solo l'approccio di io scrivo il progetto e quindi ho la mia idea, la scrivo, la metto insieme il consorzio e tutto quanto, ma di valutare e soprattutto di cercare di imparare, di fare anche eventualmente formazione, sul come si può partecipare a proposte fatte da altri. Okay? Non c'è niente di male, perché se seguite il ragionamento fatto prima, se io sono il coordinatore ho comunque bisogno di partner, okay? Se io sono uno dei partner, posso, senza un grosso sforzo di dovermi creare tutto l'overhead, tutta la scrittura del progetto eccetera, posso comunque godere degli stessi risultati, no? Questo però richiede un tipo di capacità un pochino diverse da quello della progettazione che vi ho spiegato prima. Richiede la capacità di adattarsi a un contesto che non è il nostro, no? Io, la maggior parte dei progetti in cui partecipiamo noi, ma proprio per un fatto anche di bilanciamento dello sforzo, sono progetti creati da altri,
No, poi ogni tanto ne facciamo qualcuno anche noi e cerchiamo di ritornare il favore, no, ai vari partner. Però diciamo che il peso è di 10-15 a 1, cioè fare un progetto da coordinatore vuol dire farne 15 come partner. Quindi anche a un livello di statistica devo essere molto attento quando faccio un progetto da coordinatore, non sicuro, ma almeno che la percentuale che il progetto mi sia finanziato sia abbastanza elevata, no? E quindi lo facciamo con clienti, con partner di cui sappiamo che sono particolarmente inseriti in contesti, diciamo, favorevoli. Il fatto di partecipare a una proposta creata da un altro ente vuol dire che in qualche modo io devo adattare i miei obiettivi a un contesto creato da un'altra persona. Quindi devo essere, da un lato, capace a leggere una proposta e a capire come la mia idea, come io mi posso posizionare all'interno di questa proposta, sia da un punto di vista tecnico, sia da un punto di vista appunto di contenuti, sia da un punto di vista anche finanziario, cioè quanti soldi posso chiedere, in che modo posso distribuire il mio effort, il mio mese uomo, simulando che poi il progetto naturalmente venga finanziato, no? Quindi capire, mettere in conto il fatto che devo da un lato aiutare il progetto nel suo insieme, quindi con un approccio coerente, e dall'altro devo essere in grado poi di fare le cose che scrivo, no? Quindi essere anche coerente. Questo non è sempre facile, perché quello che succede spesso è, innanzitutto è difficile intercettare le proposte, quindi è difficile capire quali sono le proposte buone e intercettarle e capire come si possa partecipare, senza partecipare a tutto naturalmente, no? E questa è la prima difficoltà. La seconda difficoltà è nel momento in cui io mi propongo al coordinatore e magari ho una specificità per cui il coordinatore mi dice di sì. Faccio un esempio, per esempio l'università di Reggio piuttosto che la città di Reggio Emilia o un ospedale, non lo so, una scuola, un centro di formazione professionale, ha una specificità, quindi il coordinatore mi dice sì, interessante, mi piace, partecipa. La domanda successiva è, dice, ecco, questo è l'abstract, dimmi che cosa puoi fare nel progetto. Lì a quel punto che ci vuole la capacità, il saper interpretare la proposta e capire come posizionare le mie competenze all'interno della proposta in modo furbo, fra virgolette, in modo che sia utile alla proposta e sia utile a me. E questo in genere è in due o tre cicli. Dopodiché, una volta che il progetto è più o meno, diciamo, fatto, spesso viene chiesto questo ruolo di valutazione, se magari all'interno della propria organizzazione c'è qualcuno che ha esperienza, allora di fargli valutare se il progetto è interessante o meno. Questa direi che non vi serve. Adesso io volevo cercare di entrare un po' più nel dettaglio di alcune delle adesso non so. Allora, magari può essere utile questo tipo di contributo. Io cerco di passarvi un po' dalla nostra esperienza per aiutarvi a... Oh, certo. Sì. E lo dico così rimane registrato. Forse è un problema mio che ho perso un passaggio. Lei fa parte di che tipo di società? Io sono una società che si chiama Elgi.
che si occupa di europrogettazione. Facciamo, praticamente ci occupiamo di aiutare aziende, enti pubblici, università, centri di ricerca a ottenere finanziamenti da fonti pubbliche, quindi competitive e pubbliche. Non ci occupiamo di finanziamenti privati, di banche, di mutui, prestiti, ma ci occupiamo proprio di progettazione pubblica. Su vari fronti, sia dal punto di vista della ricerca e sviluppo, sia dal punto di vista della cooperazione territoriale, formazione, cooperazione internazionale, gare, sempre pubbliche, diciamo. E lavoriamo con tutta una serie di soggetti, con il Comune di Genova, abbiamo lavorato con comuni, città all'estero, con regioni, con grosse imprese, con piccole imprese, con università, centri di ricerca. Il modo in cui lavoriamo è cerchiamo di affiancare questi enti e cerchiamo di trasferirgli il metodo di come si fanno queste cose. L'esempio che io cito abbastanza di successo è la relazione che abbiamo con HP. Abbiamo iniziato e noi eravamo praticamente tutto il nostro gruppo di consulenti e una persona in HP che era il nostro referente, che ci faceva, diciamo, da filtro interno per capire se un progetto era interessante o coerente con gli obiettivi dell'azienda. Adesso le cose si sono capovolte, ci sono 14 persone, li abbiamo aiutati a strutturare una cosa che si chiama European Innovation Center, hanno 14 progetti più o meno sempre, 14-15 progetti più o meno sempre in corso, quindi sono una realtà all'interno di HP autosostenibile, e hanno imparato non solo come si gestiscono i progetti, ma anche come si scrivono. Quindi pian piano negli anni siamo passati da una forte componente di consulenza, via via sempre scendendo, fino a passare a una forte componente di quello che noi chiamiamo success fee, cioè una percentuale sul finanziamento acquisito. Ora, questo naturalmente vale per le imprese, piccole o grandi, che possono fare questo tipo di accordi. Per le pubbliche amministrazioni quasi sempre non esiste la consulenza prima, ma esiste un discorso di affiancamento, di consulenza, di assistenza tecnica su progetti in corso, che a sua volta funzionano da moltiplicatori su altri progetti. Quindi nel caso della pubblica amministrazione, voi figurate come voce di spesa outsourcing? Sì e no, dove il bando lo permette sì. Dove il bando lo permette, dove ci sono voci di consulenza, assistenza tecnica, esperti, terze parti, tutto quanto non sia finanziato, non sia necessario cofinanziare, se no rientriamo nel problema di prima. Se io in un progetto di ricerca che è finanziato al 50%, non posso apparire come consulente della pubblica amministrazione per un motivo di costi, perché io fatturo la pubblica amministrazione 100, la pubblica amministrazione rende conto 100 e la Commissione europea gliene riconosce 50, e quindi i 50 ce li rimette la pubblica amministrazione, e questo non lo può fare. Se il tipo di bando è quello, allora noi partecipiamo come terza parte, che vuol dire che a noi a nostra volta cofinanziamo il 50%. Partecipiamo e poi non fatturiamo, ma presentiamo la rendicontazione. Poi magari, se volete, vi posso dare più dettagli anche di queste cose. Dove questo non è possibile perché il coordinatore non lo permette, rientriamo nelle spese generali. Poi naturalmente la modalità di assegnazione dell'incarico è quella tipica degli enti pubblici, cioè con le gare, piuttosto che offerte, ricerche di mercato, insomma quello che è necessario. Quindi è trasparente, possiamo essere noi, può essere un nostro concorrente, può essere un nostro amico, fa parte del rischio di impresa, insomma, se poi uno è libero di farlo o non farlo. Noi ci crediamo, lavoriamo da tanti anni, siamo competitivi rispetto ad altri, soprattutto nell'area genovese, perché altre aziende che facciano questo tipo di cose
per la pubblica amministrazione non ce ne sono e quindi ci troviamo bene a lavorare con loro. Però sì, siamo la maggior parte delle volte è un costo scaricabile. E spesso addirittura accettiamo di essere pagati quando viene poi erogato il finanziamento, quindi anche per aiutare eventualmente a non avere problemi di cassa, diciamo. Niente. Alessandra, voi mettiamo nel dettaglio del dei vari bandi o cosa vuoi fare? Allora, quello che può essere interessante è quello che spesso succede è che si ha informazione sui singoli bandi, poi magari se vuoi venire tu a spiegarlo, che sei più... questo volutamente ho fatto un esempio cercato in 10 minuti, no? Questo è preso dall'Università di Genova, casualmente, non è perché siamo di Genova, ma cercando il programma Life Plus è il primo che ho trovato, solo per farvi vedere che come si può presentare un progetto. Quindi questo può essere un buon punto di partenza, però l'altra, un suggerimento che di nuovo vi do, che Alessandra sa bene, perché è una mia fissa, è di andare a vedere l'informazione alla sorgente. Quindi non fidatevi delle traduzioni, delle interpretazioni, dei riassunti, dell'equivalente dei bignami, delle proposte. Una volta che capite così a intuito, no? Life Plus, ambiente, mi interessa, andate, e in genere c'è sempre il link, come c'è qua, no? C'è sempre il link ufficiale al sito, andatevela a vedere direttamente nel sito della Commissione Europea. Quasi tutte, per una policy, diciamo, della Commissione Europea, ormai quasi tutte, quasi tutti i bandi sono tradotti in italiano, se avete dei problemi con l'inglese, però è fondamentale andare a vedere la sorgente, perché nel frattempo poi si traducono, si interpretano, eccetera. Quindi ogni fonte è buona per capire se la cosa interessa o meno. Poi, una volta capito che interessa, andare a vedere sempre la parte, e ci sono tantissimi strumenti, Alessandra, sì sì, beh, io ho finito. Allora, solito microfono, aspetta che magari cosa faccio? Sto qua io così tiro... No, vai di là, così faccio io, così almeno... Naturalmente... Allora... Sì, rispetto agli strumenti semplificati, è verissimo, no? Soprattutto per chi non è addetto ai lavori, nel senso che chi è addetto ai lavori può anche andare su www.europafacile.net, che tra l'altro è un sito gestito dall'Emilia Romagna, e accede, non so se c'è il collegamento internet qua. No? Sì? Diamo un attimo, perché così magari... Dove? Su, non ci vedeva, pensa un po'. Diamo un attimo, Se dopo ti chiedo una cosa, te la metto io. No, ma ce l'ho anch'io. Alla... Ha una password non di Europa Facile, ma interna, la vostra. Sì, okay. Perché a volte lo chiede col wireless. Ecco. Fai tu.
è una password vostra. Ti puoi sedere? Sì, no. Dicevo, adesso lo vediamo, così almeno non lo conoscete? Si vede che Pignatti fa pubblicità fuori, ma non all'interno della sua regione. È utilissimo per chi ha detto ai lavori, perché è la sintesi della sintesi dal punto di vista dei bandi, poi ci sono tutta una serie di altre cose. Vediamo la scheda e vediamo il bando, così intanto ce ne rendiamo conto, grazie. Per chi non è addetto ai lavori o chi non è così confident come un addetto ai lavori, è rischioso perché può saltare dei passi significativi e può trarre in inganno. Ci sono dei dati che dovrebbero esserci che non ci sono, infatti noi lo usiamo, io lo uso in particolare quando devo per lavoro, prima delle riunioni, quando devo fare una veicolazione. Vedete, torniamo un attimo indietro, no, qui c'è. Sì, sì, è gratuito assolutamente. Molto, adesso poi vediamo l'home page, ma qua agenda bandi. Ci sono già andata, io in questo caso li visualizzo tutti, poi scorriamola. Quindi io lo uso per lavoro, quando vado a riunione di progetto, quando ci serve velocissimamente una scheda sintetica o quando devo fare un'informativa a colleghi, a settori, è molto, molto utile perché c'è tutto quello che ci deve essere per loro, però poi bisogna andare in approfondimento assolutamente. Allora, vediamo live scheda. Tanto vabbè, se volete scorrere, vedete com'è fatto. Titolo del bando, programma di riferimento, deadline. Quelli aperti sono come l'online learning, che hanno diverse scadenze, comunque sono aperti tutto l'anno, poi hanno delle call particolari. In questo caso ci sono l'online learning aperti con la scadenza, vedete. Allora... eccolo, vedete com'è fatto, no? Come titolo, l'oggetto, è abbastanza esaustiva la scheda del Life Plus rispetto, insomma, abbastanza, molto sintetico, dice le componenti, dice l'obiettivo generale, quali sono le aree di priorità, le azioni che vengono finanziate. Beh, magari guardiamolo un attimo, poi torniamo a vedere l'altro. Ripeto, come diceva Giorgio, è uno strumento che va molto bene per addetti ai lavori, ma non per chi non lo è, quindi da usare con estrema cautela. Il Life Plus è interessante perché in realtà, pur essendo ambiente, può coinvolgere diversi segmenti, non solo, c'è anche tutta una parte, come vedete, legata all'educazione, all'apprendimento, all'informazione, alla comunicazione al cittadino. È, vedete, diviso in tre macro obiettivi, natura e biodiversità, che è molto tecnico, l'obiettivo invece è più sulla policy, politica e governance ambientale, che riguarda ovviamente in particolare le municipalità e gli enti locali, mentre invece il primo obiettivo è più tagliato forse su università, aziende e magari no profit. Il terzo può riguardare un po' tutti, che è quell'area di priorità legata alle attività di informazione e comunicazione, che ha proprio l'obiettivo che va a finanziare azioni proprio legate alla costruzione anche e allo sviluppo di cultura. La cosa interessante che abbiamo visto quest'anno, non mi ricordo se c'era l'anno scorso, è un segmento legato alla prevenzione di azioni legate agli incendi boschivi. Questo è un aspetto, per esempio, a noi interessa particolarmente perché dentro all'assessorato Città Sicura c'è la protezione civile, che è uno dei segmenti che sta facendo già un lavoro di informazione. Poi vedete sulle azioni, le azioni ripercorrono le aree di priorità e c'è di tutto e di più. Ovviamente ci sono gli obiettivi legati anche alla strategia di Lisbona, strategia 2020, però ci sono
il life ha secondo me questa caratteristica molto particolare di mettere a sistema davvero diversi segmenti di contenuto e di interesse e anche diversi soggetti. Se non mi sbaglio anche le aziende, no Giorgio, possono stare qua dentro, quindi questo ha una, diciamo, ha un valore aggiunto esatto, importante. Tutti praticamente ci possono stare. Io non ho mai lavorato sul live direttamente, quindi non mi ricordo. Ricordo che c'erano, credo che ci siano ancora, delle criticità rispetto alla tipologia del cofinanziamento, che ve lo dicevo stamattina, è uno degli aspetti più importanti. Volevo vedere con voi. Sì. Sì, c'è tutta la procedura che è un pochino più complessa. Sì, sì, vedete in fondo, in questo caso, la scheda, ecco, il lato positivo delle schede di Europa Facile è che sono schede sintetiche, poi in fondo c'è tutto, il testo del bando, le guideline dettagliate su diverse azioni, la guida alla valutazione. Sì? Sì. Ecco, qui il lavoro di lobby sul livello nazionale è essenziale, no? È ovvio che noi, se riusciremo, adesso stavamo giusto ragionando con la collega, se riuscire a pensare, magari facendolo capofilare dall'università, perché forse è più sostenibile, pensare di coinvolgere Reggio Emilia, coinvolgere l'università, coinvolgere la biblioteca in un live che utilizzi anche questo strumento che non mi ricordo più come si chiama, che è questo che stiamo usando perché ci state registrando, in questa azione di informazione e comunicazione. Perdonatemi se non mi ricordo il nome di questa, me l'hanno detto. Ok, no? Allora sarebbe carino, no? Noi tra l'altro a Genova cerchiamo di coinvolgere i nostri centri video piuttosto che altri aspetti legati all'e-learning, ma non è facilissimo, soprattutto a livello istituzionale, magari esterno sì. Quindi se noi decidessimo di farlo, sicuramente dobbiamo però fare un passaggio preliminare con il livello nazionale per capire se un progetto così interessa, no? Se no non ci mettiamo neanche. Quindi vabbè. Questo era un esempio di Europa Facile. Se vogliamo andare invece dove sono, dov'è? Era la scheda? No, questa era mia, ho sbagliato. Qual era? No, questo? No. Ecco, questo è il bando, diciamo, questa è la descrizione più analitica del bando, vedete? Sì, sì, un pochino più analitico, ma direi che è molto simile. Allora, torniamo un attimo su Europa Facile, perché volevo farvi vedere altri due. Dunque, tra l'altro qua ci sono usciti dei programmi nuovi, decisamente nuovi. Scusate, qua io un po' che non ci smanetto, nel senso che saranno due giorni. Ecco, state, per esempio, questo progetto pilota sulla prevenzione dei maltrattamenti alle persone anziane è nuovo, è la seconda volta che esce, però è una linea di budget che è assolutamente rara, la fanno uscire, diciamo, raramente. Promozione del cicloturismo è un'azione preparatoria, quindi non ho idea di che cosa. Vediamo cosa fa. Sarà legato, presumo, anche all'ambiente turismo piuttosto che sostenibilità e competitività. Andiamo. Prima cosa che giustamente Giorgio mi ricorda, andiamo a guardare il budget. Sì, ma complessivamente, non per progetto. Quindi diciamo che è tanto carino, ma forse non ne vale la pena.
Forse non ne va la più. Esatto. Allora, invece, ecco, c'è un progress. Come sempre i bandi sociali sono quelli più complessi, o meglio, fino al passato recente e con meno budget, no? Questo è un progress. Sì. No, questo addirittura ha girato paesi. Sì. Di solito dicono anche il progetto sarà finanziato, ogni progetto per un massimo di, in alcune schede lo dicono, in altre non lo dicono, a volte perché nel bando c'è scritto, a volte no, a volte perché se lo dimenticano, per questo che vi diciamo. Sì. 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 Questo infatti l'avevamo già visto, giusto, con Pacini. Sì, sì, dà degli elementi. Assolutamente. Sociale inclusione senza tetto. Ecco, questo tra l'altro si rivolge, vedete, in maniera particolare, la prima volta che lo vedo così, sviluppare e testare approcci socialmente innovativi nei settori ritenuti prioritari nel contesto applicato al settore della protezione e dell'inclusione sociale, quali inclusione attiva, senza tetto, senza fissa dimora, povertà infantile, inclusione sociale dei migranti. Inclusione sociale dei giovani, commissione anche progetti innovativi riguardanti deistituzionalizzazione, è la prima volta, vedete anche, incluso persone con problemi di salute mentale, chi era? Lei. Ecco, è la prima volta che ci sono declinati target specifici e non c'è la genericità dell'inclusione sociale, nuove povertà, vecchie povertà, no? Questo è un bando molto interessante, tra l'altro su cui secondo me. Certo, andiamo a vedere cosa c'è scritto, eh? Facciamo un po' questo esercizio, c'è anche un agreement da fare, forse diverso dal solito, se no, non. Allora andiamo un po' a vedere, giustamente Giorgio dice guardiamo la guida, vabbè qui vi racconta Progress che cos'è, che racchiude tutta una serie di linee di bilancio che precedentemente facevano parte di programmi a sé stanti, quindi è una messa in a sistema di diversi programmi sociali. Sì, addressing social innovative approach to new policy priorities in the context of the social emergency such as active inclusion, housing exclusion, homelessness, child poverty. Ma direi che sta dicendo le stesse cose che ci sono sulla scheda dal punto di vista. Questo però è abbastanza importante perché apprendimento reciproco, per sviluppare i bisogni sociali. Secondo, ecco. Quindi anche vari stakeholder da coinvolgere nel progetto. Questo per chi avesse diciamo interesse è un bando sicuramente carino. La scadenza è infame, però. Un altro aspetto, oltre, come vi ha detto Giorgio, il budget complessivo, se per caso vi dicono dal budget complessivo quanti progetti pensano di finanziare, un altro aspetto così un po' di pelle, no? Da verificare è intanto il numero dei partner, quanti partner bisogna essere, se lo dice, perché non sempre lo dicono. Ecco, i progetti devono coinvolgere almeno due partner di differenti paesi, quindi non è poi così complesso. E l'altra cosa, io personalmente, anche se non lo faccio io, solitamente vado a vedere com'è il formulario, cioè se è alta complessità, bassa complessità, no? Cioè nel senso, certo se dice ci vogliono 10 partner, bisogna fare 3 step, 4 agreement, però vi diamo solo 50.000 euro per progetto, a quel punto uno dice no grazie, tenetevelo, come era gli equal, no? Gli equal erano veramente una cosa terribile come progetti, perché chiedevano un'operazione difficilissima. Qui, certo, sì, qui è un agreement, stavo guardando l'agreement che è già
semplicemente declinato così. Beh, ci sono le linee guida, ma non c'è il dentro l'altro. Volevo vedere se c'era sulle linee guida. Queste sono finanziarie, sul cofinanziamento, sui costi elegibili, ecco un altro aspetto. Che cosa mi va a finanziare? Lì bisogna andare un po' dentro la guida, se no lo si chiede a chi lo sa fare, però insomma nel dettaglio quali sono le azioni, che tipo di finanziamento, di cofinanziamento, quali sono i costi elegibili, quali non sono elegibili, no? Vedete? E invece il formulario qua? Ah, non l'avevo visto. Qui? Gli application form, vediamola un po', perché in effetti, viste tutte queste cose, già che ci siano, diamo un po' un'occhiata. Ecco, vedete, la cosa per esempio da memorizzare, per questo bisogna avere la capacità di avere un approccio trasversale e multidisciplinare, si diceva. Lo sapete, a livello di Commissione Europea non c'è solo il sociale, ma c'è employment, social affairs and equal opportunities, quindi questi tre aspetti sono diciamo collegati tra di loro, e a livello di DG e a livello di bandi, no? È difficile che ci sia un bando solo sulle pari opportunità, un bando solo sulle affari sociali, un bando solo sulle politiche dell'impiego. Allora, ecco, deve essere questo se non mi sbaglio, no? Budget, mi sembra questo qua. Sì. Click here. Un po'. Sicuramente capiterà in rumeno, perché succede sempre così. Uno. Poi io quando sono senza occhiali mi sbaglio, invece che schiacciare EN schiaccio un altro, insomma un'altra. Vabbè. Qui non ne ho voglia, scusate, non ho voglia di fare tutta questa operazione. Vabbè, nella serie ci semplifichiamo la vita. Direttamente online, quindi bisogna per forza fare logarsi eccetera eccetera. E se uno volesse vederlo prima, cosa fa? L'ho fatto, ma mi è capitata la... Ah, ci andiamo. Qual era? Proviamo, facciamo le cose così, lo vediamo, perché sareste interessati voi come... Ma qui va bene, cosa faccio adesso? Sì, normale? Me lo dà? Come sono complesse. No, noi perché un ideuzza per esempio ce l'avevamo. Bene ragazzi. Allora, ecco qua, fantastico. Soliti dati anagrafici, poi, vabbè, solite cose. No, vedete, dividono ovviamente, soprattutto per noi è molto chiaro. Il legale rappresentante, noi solitamente lo facciamo firmare dall'assessore, perché comunque ha la delega del sindaco, quindi non dal dirigente. Il legale rappresentante, di solito sono tre livelli, il legale rappresentante, il responsabile, quindi il project manager, e la persona di contatto. Poi vabbè, il project manager può essere suddiviso in diversi livelli di responsabilità, amministrativa, finanziaria, tecnico-gestionale, però insomma. Spesso il project manager e la contact person coincidono, ma non sempre. E poi basta, no, action, vediamo un po' cosa dice.
Già il fatto di essere compilabile online facilita. Titolo, breve sintesi, obiettivi, durata, implementazione delle azioni, work plan. Il fatto dei subcontractors, timetable, partnership, target settori, livello transazionale, valutazione e monitoraggio, valore aggiunto, innovatività, risultati attesi, l'uso, il discorso dell'effetto moltiplicatore e disseminazione. Vabbè, qui ci saranno le solite, ecco, vediamole un attimo, così intanto le vedete. Davvero, se avete interesse a questo tipo di bando, ditecelo, perché noi non escludiamo di proporlo al settore. Sicuramente il nostro settore delle politiche sociali è diviso in 7.000 pezzi, ma essendo la prima volta che c'è questo tipo di interesse, ecco. Sarebbe carino che ogni organizzazione, che profit o non profit, pubblica che sia o privata, si tenesse la propria scheda anagrafica, ve lo consiglio, con anche i dati sullo staff, eccetera, eccetera. Perché ogni volta questi dati così semplici, se uno non ne tiene traccia, sono difficili da reperire, perché per esempio nel nostro sito noi non mettiamo il nostro sempre, cioè, quanti siamo, cioè, perlomeno magari c'è, ma prima di arrivarci, quindi quando uno ha proprio urgenza, è come il costo di personale, no? Bisognerebbe tenerseli pronti, 2 o 3 costi di personale. Io quando ho avuto il problema un mese fa ho chiamato il prof, da buon ingegnere, in 3 secondi mi ha tirato giù una tabella dove c'aveva già tutti i costi mensili, orari, annuali, di 3 livelli diversi, no? Sì, da un lato uno viene a sapere le cose degli altri, però se io devo dare degli elementi per fare un budget non può che essere così. Però ecco, tenere già a portata di mano questi dati è estremamente importante. Ecco, qui soprattutto per un ente pubblico è pesante, perché le fonti di bilancio, no? quindi consuntivo, preventivo, di che tipo di finanziamenti si usano, e poi l'altro dato che viene richiesto sempre, di cui bisognerebbe tenere traccia, è quest'altro, previous grants, tutta la descrizione dei progetti precedentemente finanziati sul tema. Sì. Bene. Beh, meno male, probabilmente fanno solo, insomma. Sì, sì. Io adesso lo dicevo in generale, perché magari ci può essere chi non ha questo servizio. Ecco, presumo che la descrizione dei partner sia fatta con una certa, penso, attenzione. Vediamo, no, questa è una descrizione anagrafica, allora poi chiederanno. Vabbè, sull'applicant ovviamente, no, scusate, ho sbagliato, avete pazienza. No, com'è possibile? Cosa fa? Perché? No, manzia, dove eravamo? No, non è qua. Perché ha chiuso? Caeva. Ma questo non è? Era, vabbè, comunque. Più o meno l'abbiamo visto tutto, tanto per farvi capire. No, volevo andare di nuovo su Europa Facile. Ecco, questa è home page, perché tormentano con quella cosa del questionario. Al di là dei bandi, dell'agenda bandi, temo che però qui ci sia di nuovo da registrarmi, se no. Ci sono, vedete qui, intanto in evidenza i bandi appena usciti. Questo per esempio di nuovo un programma nuovissimo che è molto interessante, chi è interessato al sociale, un po' allargato, insomma lo consiglio. Poi ci sono i nuovi programmi e all'interno ci sono anche delle comunicazioni sui nuovi programmi.
Sulla destra ci stanno proprio le informazioni sulle giornate informative, i cosiddetti info day, piuttosto che eventi di progetto interessanti. Vedete la parte sulle politiche, che è uno strumento, insomma, secondo me, utile. E poi, vabbè, in primo piano ci sono delle notizie un pochino diversificate su aspetti che riguardano sia i progetti che le politiche, che i programmi. Invece nel pezzo approfondimenti, per esempio, vedete, c'è proprio un approfondimento sul lifelong learning, che però credo che mi chiederà la registrazione. No, eccolo qua, questa è una scheda. Sono schede sempre sintetiche, però molto utili. Poi vedete, ci andate dentro, ve lo descrive in particolare, no? Eravate voi, no? Che avete lavorato su Grundvig? No, chi era? Voi? Ecco. E nello stesso tempo poi vi dà l'elenco dei bandi aperti o comunque delle prossime scadenze, quindi è un, insomma, un servizio significativo. Volevo aspettate, perché mi tocca registrarmi di nuovo. Tra tutti i siti, diciamo, di sintesi, direi che Europa Facile tutto sommato uno dei migliori, perché comunque è esaustivo, è aggiornato costantemente e allora ecco, vedete qui è uscito piano energetico per le piano strategico per le tecnologie energetiche, il nuovo bando, vi danno l'informativa, vi danno l'informativa sull'evento, eccetera eccetera. Volevo farvi vedere un attimo un'altra cosa, un altro bando che c'era, secondo me vi interessa. Ah, ecco, poi faccio vedere dopo. Te lo trovo. Allora. Beh, intanto vi faccio vedere questo, che è un Eco Innovation, è un chip più AIP, che è un bando su cui noi stiamo lavorando, siamo già, diciamo, a buon punto, nel senso che prende un pezzo del nuovo programma competitività innovazione e lo associa al tema dell'ambiente. Molto interessante, perché se voi andate giù, vabbè, ci sono quattro priorità. Se voi andate giù, intanto vedete che chi sono i beneficiari, quindi chi è che può presentare proposte come PAME, come capofila, persone giuridiche pubbliche o private, con priorità per le piccole e medie imprese, ma questo non significa che non ci possano essere altri soggetti. Certo che quando dice così, significa che ci devono stare, può significare che sarebbe auspicabile che addirittura facessero capofilato in un progetto, però insomma questo non è così. Qui entità contributo è già l'elemento soprattutto del livello di finanziamento e quindi di cofinanziamento, 50%, è un dato che deve andare in approfondimento, no? Per forza, perché cosa significa? Che il 50% devo cofinanziare. Come? Qua, come? In che termini? Le risorse disponibili sono buone, non ci dice qui quanti progetti vengono finanziati, quindi a questo punto uno andrà a vedere, c'è solo il testo del bando qui, poi rimanda al link nel sito, quindi però andare dentro alla call è importante. Vedete, per ulteriori informazioni, non so se lo prende, non ho capito se la prende. Boh. Sì, stavo guardando se è affidabile, non lo so, me lo auguro. Perché qui c'è proprio il terrorismo che viene. Io ogni tanto mi blocco e dico, boh. Poi non è mio, quindi ho paura di creare casini. Allora, vedete, qua c'è tutta una descrizione, no? Ecco,
Non so se l'ha già detto Giorgio, perché ero di là con la collega a finire un lavoro più amministrativo. Quando si inizia a lavorare su un bando è molto importante, soprattutto dal punto di vista delle società che lavorano e collaborano allo sviluppo del progetto, andare a vedere se ci sono dei progetti già presentati e finanziati. Quindi cercare di capire che tipo di azioni e che tipo di partnership sono state finanziate. Questo perché ci orienta sulla progettazione, ci orienta sulla composizione della partnership, sulla tipologia di valutazione su cui Giorgio aveva già detto, e soprattutto ci può dare anche delle indicazioni eventuali su alcuni dei possibili partner, oltre alle nostre reti già preesistenti e tutelate, affidabili, da coinvolgere per ulteriori attività. Ecco, qui volete saperne di più, addirittura fa il disegnino, ecco, per esempio, no? Find out about our projects, qui un database, vediamolo un po', no, qui ce lo sta dando, vediamo un po', vedete? Per esempio, AgriPort, Eco Sustainable and Economical Solution to Recycle Slightly Polluted Dredged Sediments from Ports into Reusable Soil. Vabbè, questo è molto wasted. Vediamo un po' che cos'è questo qui che richiama un po'. Poi l'ecocultura. Vediamo un po'. No? Zapata, Pilar, un attimo spagnolo. Non credo che la macchina c'entri qualcosa, ma allora, vediamo il budget, 848.000 euro, contributo EU 51%, parole chiave, e vediamo quanti partner sono, si divide per il numero di partner, si intuisce più o meno quanti soldi sono andati. Qua c'è una breve descrizione, i risultati e la soluzione finale. Qui c'è anche l'aspetto commerciale nell'eco innovation, infatti ovviamente c'è un discorso di imprese. Quindi ecco, come metodo quello di... Non riesco a tornare dove ero prima, ma perché non ci torna? Tutte le volte lo chiudo, non capisco come mai. Ah, come ci arrivo, Giorgio? Che io tutte le volte mi impappocchio. Qui? No. È Europa facile, non capisco perché non... Devo chiudere? Non... Oh, ce l'abbiamo fatta, grazie. Poi vi volevo far vedere un'ultima cosa. Ecco, sesto programma quadro, che poi dovrebbe essere settimo, ha una, diciamo, uno spazio dedicato a sé stante. Vedete questo, vedete i new, i bandi new sono proprio messi in evidenza. Come sono messe in evidenza, diciamo, le deadline già passate. Sì. Dunque, aspettate. Vedete qua, per esempio, cose molto particolari adesso, formazione dei giudici nazionali sul diritto comunitario della concorrenza. Questi sono bandi che non esistevano prima, no? Ma assolutamente, sono tutti aspetti che piano piano evidentemente vengono fuori da progetti, perché io dico sempre che i progetti comunitari, oltre a essere occasione di richiedere finanziamento, di scambiare buone prassi, è anche proprio lo strumento che la Commissione utilizza per cogliere dal territorio, oltre che dell'esperienza, dei segnali, delle richieste. I risultati dei progetti dovrebbero, spero, sia effettivamente così, essere utilizzati per riorientare la programmazione dei bandi successivi. Sulla base dei risultati che vengono fuori, anche delle esigenze, la Commissione dovrebbe, proprio nella logica del bottom up,
dovrebbe rielaborare, come dire. Quindi sono in realtà un'occasione di partecipazione, oltre che di finanziamento, eccetera, eccetera. Questo a me ha colpito molto, perché io non ho mai visto un bando così, su questo tema. Poi vedete, c'è anche tutto un discorso su, sarà la quarta volta che escono bandi sul discorso di partiti politici, sindacati, cioè proprio vanno a finanziare costruzioni, sviluppo di associazioni sindacali che prima non c'erano. Poi ci sono, non so, vi interessa vedere un invito per candidature di esperti? Non ho idea. Candidature per esperti incaricati di assistere l'agenzia esecutiva per l'istruzione, audiovisivi e cultura, non so. Per esempio vediamo cosa chiedono, perché poi vi diceva Giorgio che un altro aspetto importante è diventare dei valutatori, degli esperti. Un invito a manifestare interesse al fine di raccogliere candidature per la costruzione di un elenco di esperti incaricati di assistere all'esecuzione dei seguenti compiti: valutazione proposte, monitoraggio progetti. Dunque, fino al 30/6/2013, testo dell'invito, ci sarà un formulario. Cosa bisogna avere come requisiti. C'è anche Erasmus, vedete? Tempus, cooperazione con paesi industriali, cultura, gioventù, cittadinanza. Però. Allora, procedure di selezione. Gli esperti saranno selezionati in base alla loro idoneità professionale, tecnica, eccetera, eccetera. Modulo formato elettronico dal sito, criteri comuni, esperienza professionale di almeno 4 anni maturata in un settore legato a quello del programma per il quale presenta la candidatura, il bando aperto a persone fisiche, eccetera. Quindi c'è, no, guardo chi lavora sull'online learning, perché lifelong learning, perché volendo si può anche fare questa esperienza. Se poi, come dice Giorgio, adesso addirittura un'attività che si può fare anche da casa, un tempo non era così, metà e metà, un tempo era tutto fuori, no? E non credo che strapagassero. Gli Erasmus Mundi, anche Erasmus, Erasmus Mundus, quello un po' più allargato, la cultura, Europa per i cittadini, media, competenze dei programmi, va? Ecco, un'esperienza nel settore, questo è importante al di là delle competenze, un'esperienza nel settore della gestione di progetti internazionali, della valutazione di programmi o di progetti, di conoscenze di altre lingue, oltre che competenze che consentano di procedere a un'analisi finanziaria di bilancio, costituirà titolo preferenziale, però. Sì. Che sono sotto programmi, secondo me. Quindi uno che diventi esperto, vediamo, deve cosa poi dice. Valutare qualsivoglia tipo di. Vediamo cosa dice il bando, perché mi sembra. Certo. Allora, cioè, se invece uno ha un'esperienza. Certo. Sì, sì. Però in effetti apprendimento permanente, c'è una nota, andiamo a vedere, diciamo che ha inglobato tutte le varie sottoazioni, quindi secondo me qui non riesco a capire, ci sono un sacco di riferimenti. No. Sì, 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 sì. No, certo. no, assolutamente, certo. Certo. Mm.
Lifelong learning implica le sottoazioni che sono Comenius, Grundtvig, Monet, Erasmus, eccetera. Quindi teoricamente, se uno mette apprendimento permanente, implica che sia su tutte e sei, secondo me. No, però dice da come poi uno. Certo, poi leggeranno il curriculum e decideranno se uno ha la sua specificità su un'area piuttosto che su un'altra. Però mentre se diciamo Life Plus c'è solo quello, non so come dire, non è che ci sono dentro sei sottoprogrammi, no, nell'apprendimento permanente. Se posso fare un'altra domanda che però non è relativa a questo, ci è stato prima consigliato di partecipare a proposte elaborate da altri. Insomma, sì, coordinate. Soprattutto all'inizio. Ma come si fa a venire a conoscere queste proposte in tempo utile per poter essere poi coinvolti, insomma, in un'eventuale programmazione? Sì, sì, sì. Vieni. Questa è una bella domanda. In genere la Commissione europea mette a disposizione degli strumenti per questo. Per esempio, se andiamo sul... In genere ci sono tre modi per farlo. Il primo è uno strumento che mette a disposizione la Commissione europea all'interno del singolo bando, che è un archivio di progetti, di idee progetto. Okay? Man mano i coordinatori... No, sono proprio abstract. Vi faccio... Non so, un esempio può essere... su CentralU, tanto per dirne uno. Ve ne faccio vedere uno giusto per... No, ma giusto per vedere il tipo di... per esempio, Project Ideas, no? E all'interno di queste Project Ideas è proprio un database di... proposte di progetto che i vari proponenti stanno preparando, e all'interno uno vede c'è questo un progetto che può interessare, che non può interessare. A quel punto ci sono tutti i contatti, uno scrive un'email al coordinatore dicendo: ho visto la tua idea progetto, mi interessa, mi candido come tuo partner. La seconda modalità, quindi qua c'è, diciamo, per esempio, per prenderne uno, mi interessa sull'accessibilità o sulla competitività, l'accessibilità. Tutti i paesi, mi fa una selezione di le idee e progetto che ci sono nel settore accessibilità, con una breve descrizione, quando è stata inviata. Ecco, uno dei consigli è fare attenzione che non siano troppo vecchie, perché quando sono troppo vecchie, e intendo dire 5-6 mesi, probabilmente il consorzio è già chiuso. Però in genere nelle schede, quando io ho capito che questo mi interessa, c'è poi il contatto del... devo registrarmi nella comunità per avere poi l'email del coordinatore, diciamo, che è quello che ha creato questa. Però già mi posso rendere conto se la cosa mi interessa o meno. Ecco, questa è già una prima fonte. La seconda fonte è quella che diceva Alessandra, cioè far parte di reti internazionali tipo EuroCities e tante altre. La terza strada, ci sono degli strumenti simili a questo, però generali, non sui singoli bandi, che sono per esempio Idealist, per darvi un esempio. Questo è uno strumento di partner search, è proprio uno strumento in cui i proponenti si registrano e pubblicano le proprie idee, a prescindere dal bando. È uno strumento che vale per vari bandi. Io addirittura in questo caso posso anche registrarmi
e avere dei filtri che mi mandano solo i temi che mi interessano. La struttura è questa, ho una sintesi con i dati principali, il nome del progetto, questo qua vabbè sull'energia, outline, che tipo di partner stanno cercando, in questo caso cercano un pilota, qualcuno che faccia l'applicazione pilota, un'università o un social housing. Se io corrispondo a questa descrizione, attraverso il sito scrivo in che modo posso contribuire, in che tipo di lavoro posso fare all'interno del progetto, che tipo di partner sono e così via. Dato tutte le cose, mando e sarà poi il coordinatore a contattarmi se il mio profilo è interessante per il progetto. Sì? Sì, dicevo nell'elenco prima ho visto delle parole chiave abbastanza generiche, ambiente, eccetera. Se uno volesse fare invece una ricerca su parole più specifiche ha questa possibilità e soprattutto vale la pena, visto che invece ci è stato detto che ci si può inserire in un progetto su un tema più generale con una proposta più particolare. Faccio un esempio, sì. Musei, sì. Uno che volesse fare un progetto che riguarda i musei, che ovviamente sì. È relativo all'ambito della cultura, però è più specifico, insomma. Lì secondo me va approcciato a un certo numero di livelli, no? Ma in tutto bisogna capire, avere consapevolezza di quali sono i programmi che finanziano attività sì. Di innovazione, di ricerca o di sviluppo nell'ambito museale. Quindi una volta identificati sì. Quali sono i programmi, può essere il settimo programma quadro, può essere cultura, può essere, che ne so, life, ma non credo che abbia a che fare con i musei. A cose magari sull'energia nei musei. Memoria anche, sì, che però non ha tanto. Una volta identificati questo, vado nel sito del programma e vedo se c'è il motore di ricerca, l'archivio delle idee di progetto, me ne vado a vedere, seleziono quella che quindi mi sembra più... Quindi non da questo che è generale, ma da questo, quelli più... Anche questo può essere utilizzato, diciamo che questo prescinde anche Europa Facile. Sì, vai. Anche Europa Facile ce l'ha una partner search. Io, per chi non ha familiarità e malizia, sconsiglio di usare questo metodo, nel senso che lo possiamo usare noi perché siamo in grado di valutare anche la scheda di chi si propone come partner, chi cerca partnership. Secondo me chi non ha l'esperienza e la malizia rischia di prendere un po'... Non dico una. Di sprecare tempo, di perdere tempo. Quindi consiglio per chi non ha familiarità di rivolgersi al primo soggetto, luogo, servizio del proprio contesto che già lavora su queste partite, onestamente, oppure a qualche relazione progettuale che ha instaurato, chissà dove, con persone che lo fanno già da tempo, che siano pubbliche, che siano private, che siano partnership, però insomma, perché, non so, a noi è capitato 2 anni fa, il GAL ha voluto a tutti i costi cercare dei partner per un progetto usando questi strumenti, che vanno benissimo per noi, è giusto anche parlarvene, perché io ero perplessa dall'inizio, in effetti poi questi ci hanno tirato il pacco, il progetto non è stato presentato assolutamente, perché se mancano 2 partner su 4, quindi non lo so, ecco, io ho un po' sempre questa, poi devo dire che li uso poco, forse nelle aree che tra l'altro loro, oltre a essere una società di progettazione di servizi, hanno anche la competenza tecnica su ICT, forse sui consorzi di ICT è un pochino più semplice perché ci sono aziende con dei nomi, università. Invece su progetti più legati a temi tipo cultura, comunque cooperazione territoriale e sociale, si rischia di più. Quindi a maggior ragione dovremmo andare, cioè io suggerisco di seguire più altre strade.
Una strada è proprio quella, avete i nostri riferimenti, al di là del fatto che si facciano dei progetti insieme, se avete dei dubbi ci dite, noi avremo bisogno di questo, conosci mica, questo è uno strumento che funziona molto, no? E noi siamo abituati a passare le nostre informazioni, le nostre partnership. Su questo ho una domanda allora originaria, nel senso che quello che state consigliando è sostanzialmente di curare le relazioni, una rete di relazioni, in modo che all'occasione, ovvero in modo che il soggetto promotore all'occasione sappia a chi rivolgersi per fare quel determinato bando. Però era per questo, allora faccio una domanda solo per capire meglio io. Di tutte le possibilità di finanziamento, di progettualità, quindi ci sono dei progetti in cui l'ente promotore può presentare un abstract dove non definisce i partner, perché io mi ero mosso, no, dall'idea che tutti i progetti implicassero il fatto che nella formulazione poi venisse definito anche i partner. Per cui, perché la ricerca dei partner, nel senso, fermo restando che il consiglio è ottimo, nel senso, è meglio che uno si costruisca una rete di relazioni, io so cosa fanno gli altri, ho un rapporto a prescindere da questo bando, nel momento in cui arriva questo bando, no, c'è una modularità, una conoscenza. Però allora la domanda è sull'ente che si promuove come gestore del progetto, che fa il bando, che fa il bando, che fa la procedura. Cioè ci sono dei bandi per cui non chiedono la definizione dei partner? No, no, qua siamo comunque nella fase di preparazione del progetto, cioè nel momento in cui io presento la candidatura, il progetto deve essere completo. Deve essere completo sia dalla parte tecnica, del consorzio, del budget, di tutto. Nella fase di preparazione io posso creare il consorzio in vari modi, o facendo affidamento sulla mia rete di relazioni esistenti, o cercando di agganciarmi alla rete di qualcun altro, come per esempio quella del comune, piuttosto che di Eurocities, o affidarsi a un consulente che ha una società di consulenza che ha una sua rete di relazioni, quindi vi aiuta a creare il consorzio, o cercarlo pubblicamente attraverso questi bandi qua. Quindi diciamo, tutti, diciamo, i questo sempre i siti... nel caso in cui lei voglia essere il proponente. Sì, sì, quindi, no, quindi ha solo un'idea e vuole costruire il consorzio. Per vedere di capire se ho capito bene. Quindi tutti i siti che ci avete, diciamo, indicato, Central 2013, sono in realtà siti che in cui vengono raccolti idee progettuali. Cioè, se io intorno a questa idea riesco ad aggregare dei partner, poi presento quindi. Sì, in realtà io quello che ho presentato era per rispondere alla sua domanda, cioè di come faccio io a capire se ci sono delle idee progettuali che possono essere interessanti per me. E una sorgente è l'archivio di idee progettuali dello specifico programma, oppure servizi che mi aiutano a trovare. Questo poi sta a me vedere se un'idea progetto è buona, interessante, vincente, eccetera, e fare in modo di propormi in modo diciamo allettante al coordinatore, in modo che mi selezioni, che selezioni me, Reggio Emilia, piuttosto che Innsbruck, voglio dire, o il conservatorio greco Pinco Palmo, insomma. Lì tutto parte del lavoro di progettazione. Però diciamo che ora, per fare un lavoro approfondito proprio sul metodo e anche un po' sulla strategia, ovviamente ci vorrebbero almeno altre tre volte, no? Quindi noi cerchiamo di darvi gli elementi così un po' come delle piccole pillole su cui poi magari si andrà in approfondimento. Molto semplicemente, al di là della metodologia e della tecnica, una volta che un soggetto consolida al suo interno la decisione di utilizzare dei fondi europei o come partner o come capofila, all'inizio consigliamo di non farlo come capofila, cosa deve fare? Deve capire se ha già delle relazioni
con soggetti che lo fanno da tempo. Se queste relazioni sono accessibili, allora bisogna utilizzarle, non utilizzare, o meglio, utilizzare il meno possibile questi strumenti, perché e mentre si attivano le relazioni sul capire, a noi, noi avremo questa idea, c'è, sappiamo perché magari ci hanno insegnato ad andare a vedere su Europa Facile quali sono i bandi, c'è questo bando aperto, c'è questo progress, vedete questo progress vi interessa, fate il passaggio al vostro interno, i vostri capi vi dicono sì, ci piacerebbe presentare un progetto, benissimo, a questo punto voi cosa dovete fare? Dovete riferirvi alle conoscenze che avete e alle persone che sapete già lavorano in questa partita, dicendo ci state mica già lavorando, avete qualche ricerca partner, state montando un progetto? No, peccato, allora cerchiamo ancora, oppure sì, se sì con chi, me li puoi dare i contatti, allora inizia là. Inizia lo scambio sui contenuti, voi lavorate un'idea, c'è tutto un lavoro, una metodologia che poi il project cycle management però visto fare, ecco, non, bisogna poter avere almeno un giorno per fare una simulata dove concretamente si fa. Gli elementi che vi stiamo dando sono un po' quelli di processo, poi parallelamente, visto che nessuna organizzazione ormai fa solo quello di mestiere ma si fa aiutare anche per dar lavoro da altri, cosa fa la società esterna? Fa la ricognizione se questa idea che viene data è un'idea interessante, guarda i bandi già finanziati, magari si collega con un funzionario della commissione per capire se c'è interesse, magari cerca di capire se i partner che si stanno mettendo a un tavolo a loro volta hanno dei collegamenti, cioè noi facciamo così. Cosa succede? È interessata anche lei. Nelle nostre riunioni di progetto all'inizio sarebbe carino fare un progetto con loro proprio anche per far vedere come si lavora nelle riunioni di progetto, nelle varie fasi del project cycle management. Noi cosa chiediamo? Soprattutto la prima volta che mettiamo attorno a un tavolo i partner. La miseria, questa è proprio interessata, non se ne vuole andare assolutamente. È una cavalletta europea. Forse. Da dove è uscita? Ma. Terribile. Oh, l'è fatta fuori. Cioè, noi cosa chiediamo? Bravissimo. Noi cosa chiediamo? Chiediamo via mail, se abbiamo il contatto, iniziamo a lavorare a un'idea. Ovviamente ci deve essere un rapporto fiduciario, o diretto o indiretto. Se c'è questo rapporto fiduciario, si inizia a lavorare dando degli elementi. Qualcuno deve far partire il processo, e non è detto che chi fa partire il processo poi rimanga il coordinatore, questo è. Dopodiché si cerca di lavorare il più possibile a distanza, il meno possibile in riunioni concrete, ci si vede quando serve, molto operativi, con dei ruoli chiari, perché l'abbiamo visto velocissimamente, ma una cosa importante è quando si lavora di persona, ci devono essere le persone giuste al momento giusto. La prima riunione di progetto, soprattutto con le aziende, è con persone senior che hanno un ruolo più strategico e meno operativo, dove diciamo creano la cornice. In quel momento lì noi, io cosa chiedo? Chiedo una condivisione dei contenuti e una disponibilità a mettere a sistema anche le partnership, oltre che i contenuti, no? Perché l'altro aspetto, diciamo, di cioè non siamo noi, noi comuni diciamo, vabbè, mettiamo su un bando eco-innovazione, ok, mettiamo su un bando oppure un Life Plus, vogliamo fare un bando, facciamo pure un esempio concreto, come dicevo alla collega Emanuela, ci piace, potrebbe essere carino, priorità 3, informazione, comunicazione, fare un live dove ci sta il Comune di Genova, l'Università, Reggio Emilia, il centro, non mi ricordo più, universitario come vi chiamate, non mi ricordo, la biblioteca, l'università vostra, altri pezzi, non lo so, non è che però perché lanciamo l'idea necessariamente vogliamo capofilarlo noi, per carità, noi la lanciamo, iniziamo a lavorare a un'idea, a chi viene l'idea naturalmente spetta il compito di scrivere qualcosina, dopodiché si inizia a lavorare. Contestualmente io cosa chiedo? Guardate, noi su questo lavoreremo su questo e coinvolgeremo Tizio, Caio, Sempronio, vi va bene? Sì, no, forse, può darsi, integrerei questo, aggiungerei quest'altro, e si inizia a lavorare, no? Si prende corpo, però ecco, con una tempistica, ecco, il dato del tempo, c'è cioè un timetable anche molto, molto stretto, poi non è detto, perché
per esempio, no? Io dicevo proprio a Emanuela, guarda, noi un live non so se lo capofileremo, io chiederei alla nostra università di farlo al posto nostro, perché secondo me avrebbe un senso, no? Se non lo vuol fare qualcun altro, proprio realisticamente. Quindi, però ci deve essere alla base il rapporto fiduciario e ci deve essere anche, come dire, no? La... Sì. Perché questo è interessante come, come ragionamento. Si trova il suo limite, soprattutto per noi italiani, nel fatto che quando si crea un progetto, se è creato dagli italiani, il consorzio, ahimè, è quasi tutto italiano. Capitano delle cose dove deve essere transfrontaliero, è transfrontaliero perché ci sono due partner stranieri e 8 italiani. Ora, questo non passerà mai un progetto del genere, ma proprio mai. Quindi bisogna fare attenzione, soprattutto noi che siamo molto amici degli amici, di tenere la parte italiana più stretta possibile. Il secondo aspetto, è vero che chi lancia l'idea non è detto che sia il capofila, è anche vero che quasi sempre chi lancia l'idea poi è capofila. O riesce a scaricare a qualcun altro. Però comunque il fatto di essere capofila non vuol dire che deve essere capofila della preparazione della proposta. E questa è la cosa, cioè ci vuole qualcuno che comunque tenga sempre il processo sotto controllo, perché sennò non si arriva a presentare il progetto. Sì, assolutamente. Ma dunque, sempre un discorso sul metodo, non per citare Cartesio, ma è vero che noi italiani tendiamo a essere i più presenti possibili in configurazione allargata, perché dobbiamo far vedere che noi partecipiamo, e poi perché c'è questa dimensione locale che ha sempre un grande peso, no? In questo bisogna essere di nuovo un po' rigidi, no? Si parla di città e non di comune. Allora la città deve essere così brava, e quindi lì un lavoro di governance sul sistema, sulle relazioni, sugli accordi, da presentarsi in uno, due soggetti, non di più, che poi fanno sistema, magari fanno dei sottoaccordi con gli altri. Faccio l'esempio su Ecoinnovazione. Io ieri ho visto le nostre associazioni di consumatori, voi sapete che i consumatori sono tosti. No, ne abbiamo 18 a Genova, tra l'altro di cui gran parte collegati a livello nazionale, quindi sono molto pesanti. Noi abbiamo l'Authority in comune, che è un soggetto pesante che si interfaccia con loro. Io ho parlato di Eco-Innovation e di Life e ho detto, benissimo, se voi potrete essere partner, non lo so, nel caso sappiate che mi serve un nome, non 18. Al massimo mi serve un nome, quindi dovete essere così bravi da fare tra di voi, io non so come, ce l'hanno fatta la volta precedente, quindi secondo me questa volta ce la faranno, se potrete essere elegibili, se no farete un agreement, perché comunque c'è una priorità sia sul live che su Ecoinnovazione, che richiama proprio il tema del coinvolgimento dei consumatori nei processi, diciamo, arrivare a un livello di rappresentatività, quindi questo è il primo aspetto. L'altro aspetto sul capofilato, intendevo dire appunto sì, che di fatto solitamente chi è propositivo poi è quello che si assume, come dire, la gestione del processo, però se c'è un buon accordo con i partner potrebbe anche capitare che diventi, no? Che risulti più strategico che non sia così, no? E quindi la cosa che noi diciamo sempre è che per noi essere capofila non significa essere le star della situazione, perché di fatto il capofila, non come il passato, è l'interfaccia prima di tutto giuridico-amministrativo per la commissione. La commissione non può diventare scema e interfacciarsi con 8 soggetti diversi, quindi ci deve essere qualcuno che diventi, no, l'interlocutore unico, suo. Per cui noi abbiamo questa impostazione che credo sia ormai abbastanza frequente. Volevo farvi vedere molto velocemente, non so chi ha i treni, perché se poi rimaniamo in due. Vabbè, poi vi mandiamo tutto. Molto velocemente, se non so se hai da aggiungere qualcosa, ci manca che grazie a lei.
qualsiasi cosa, abbiamo i nostri riferimenti di là. Allora, questa era una presentazione di tutti i sottoprogrammi di obiettivo 3 fatta dalla nostra regione. Ecco, vedete, come vedete, ovviamente Italia e Francia, al contrario, marittimo, sono diverse aree, diciamo, dalla Francia, e mi pare che anche lo spazio alpino riguardi loro, mi sembra. Quella che interessa più voi sicuramente è la transnazionale, l'interregionale e anche forse EMPI, non lo so, devo vedere, adesso andiamo a vedere. No, non bacino del Mediterraneo. Allora, questo non vi interessa, questo è quello che riguarda noi, vi dicevamo, del nostro strategico, ma la vostra area non è dentro, perché è solo la Toscana. Ecco, sì, è una regione adiacente, ma non so se può essere destinataria, dobbiamo un attimo capire se eventualmente l'Emilia Romagna è destinataria. Ecco, quello che dicevo rispetto alla cultura, per esempio, no? Dicevamo, e anche al tema dell'ambiente, questo filone di finanziamento che in realtà è all'interno dei fondi strutturali, però obiettivo 3 si configura come una situazione un po' ibrida, perché in realtà è sul piano, come dire, in parte finanziario, è organizzato come un fondo strutturale, in realtà dal punto di vista della gestione è come un finanziamento ad accesso diretto, quindi significa che di fatto non finanzia struttura, finanzia servizi, non ha l'interfaccia con autorità intermedie tipo i ministeri, ma al di là di autorità di gestione e segretariato che hanno un ruolo di valutazione e basta, c'è il rapporto diretto tra le città membri e la commissione. In qualche modo l'autorità di gestione rappresenta la commissione nel territorio di competenza geografica. Il segretariato ha la competenza amministrativa della gestione del programma. Ecco, spazio alpino, ovviamente tagliato sugli aspetti dello spazio alpino, vedete che ha degli obiettivi: competitività e attrattività, accessibilità e comunicazione, ambiente e prevenzione dei rischi. Il MED è un programma molto molto interessante, vedete l'innovazione, come, che tra l'altro, ecco, in questi programmi non è tanto importante l'area di contenuto, perché si possono fare progetti su diversi temi, quanto la capacità di dimostrare la disponibilità ad attivare progetti di cooperazione tra diverse aree territoriali. Quindi un'attenzione particolare al saper fare partnership e sistema, a partire da quello locale. Vedete che, per esempio, qui promuovere lo sviluppo territoriale sostenibile e proteggere l'ambiente, migliorare mobilità e accessibilità, sviluppo policentrico dello spazio MED, quindi dell'area. Vi faccio un esempio su MED. Dunque, noi abbiamo avuto su MED, abbiamo avuto 3 progetti finanziati nel secondo bando, uno sulla rete di mercati storici, il mercato come centro culturale, turistico, cioè proprio come un patrimonio, come un laboratorio a 360 gradi, dove ci sono Genova, Barcellona, Torino. Poi c'è un altro MED che abbiamo avuto finanziato sulla, diciamo, l'uso del wireless come strumento di comunicazione, informazione e partecipazione. E poi c'è un altro MED che è sull'ambiente, una specie di, diciamo, l'idea del, si chiama Oasi Verde, vabbè, un esempio di Barcellona, insomma, comunque la capacità di far partecipare i cittadini nella riprogettazione di un'area verde rendendola più sostenibile, eccetera eccetera. Ecco, Sentra, dicevamo Sentra, che tra l'altro siete in pieno voi. Vedete questi temi: ambiente responsabile, competitività, attrattività delle regioni,
innovazione. Qui noi abbiamo avuto appunto per esempio questo progetto che si chiama Q-Aging, che è uno dei primi classificati nel primo bando Central Europe. Central Europe è un programma nuovo che prima non esisteva e che è aperto come aree ovviamente all'Europa centrale e alcune regioni dell'Italia, tra cui la nostra e la vostra, non sono tantissime, mi sembra che ci sia il Veneto, la striscia centrale, si copre tutta la striscia centrale, la Liguria e vabbè. Per esempio lì dentro ci abbiamo messo questo progetto capofilato tra l'altro da Budapest sulla azioni per facilità, diciamo, per di politiche sull'anziano, sulla terza età attiva, ovviamente attraverso l'uso delle nuove tecnologie. L'Interreg 4C, questi sono tutti ex Interreg, questo ha mantenuto il termine, proprio con la definizione di Interreg, quindi interregionale, innovazione e economia della conoscenza, questo un pochino più tagliato sugli aspetti. Ecco, qui l'università sull'Interreg ci sta, direi che è più auspicata rispetto agli altri. Il ruolo dell'università nell'Interreg 4C è più forte, riconosciuto come più forte. Poi c'è EMPI, che è un programma molto particolare, ovviamente voi non siete toccati dall'area mediterraneo, e qui ci sta tutto il discorso della valorizzazione culturale, del patrimonio, anche su Med, anche su Med. Qui non c'è, c'è un EMPI, può? Ecco, non mi ricordavo, sì. Sì. Questo qui è proprio, vedete, promozione del dialogo culturale, della governance. Tra l'altro voi lo sapete che adesso c'è un grande investimento sulla cultura del Mediterraneo, no? Sul tema del Mediterraneo, che è molto sostenuta, diciamo. Ecco, qua vedete ci sono, ecco, qui è importante che in tutti questi programmi c'è il finanziamento al 100%, perché il 25% del rispetto al totale per l'Italia viene finanziato dal fondo CIPE, dal fondo di rotazione. Vabbè, qui vedete, ci sono progetti semplici e progetti strategici. Ovviamente i progetti semplici all'interno delle varie call sono semplici, sono piccoli, su obiettivi molto specifici, su una misura di un bando, mentre invece quando si parla di strategici è come se fossero un progettone composto da diversi progetti semplici. Solitamente progetti strategici, tranne che nel caso dello strategico che stiamo sviluppando noi, sono capofilati dalle regioni. Questa per noi è una criticità, perché noi non riusciamo ancora a fare un lavoro di governance come si deve sui progetti strategici di obiettivo 3, perché non c'è un presidio politico sinergico, eccetera, eccetera. Lo facciamo abbastanza sui progetti semplici, sugli strategici no. Però, per esempio, in questa fase c'è questo bando strategico transfrontaliero che invece sull'asse 4 è proprio rete di città, e quindi il capofilato viene lasciato alle città, essendo l'asse rete di città, l'asse 4. Questo è il maritime. Ecco, vedete, qui vi dice spazio alpino cosa prevede, il MED, Central, semplice, strategico. Non mi risulta che siano già usciti gli strategici di Central, no, siamo in attesa, come siamo in attesa dell'uscita degli strategici EMPI. Ecco, questo era stato il percorso definito, vedete, vi dice che cosa sono. Qui va bene, abbiamo il soggetto della regione, vi dicevo che c'è la regione nell'obiettivo 3, le regioni non hanno un ruolo di valutazione, ma sono chiamate al tavolo di valutazione e sono consultate. Quindi al tavolo di valutazione dei progetti ci sta l'autorità di gestione, che praticamente rappresenta la Commissione europea nel territorio dello Stato membro che presenta il progetto, è assistita dal punto di vista tecnico dal segretariato tecnico,
C'è un comitato di sorveglianza del programma che però, non, a differenza degli altri fondi strutturali, non influenza le decisioni, e al tavolo ci stanno sedute le regioni, nel senso Reggio Emilia presenta un progetto, ci deve stare per forza seduta al tavolo una rappresentante della regione dell'Emilia Romagna. Ovviamente bisogna fare in modo che questa rappresentante sia perlomeno informata, poi dovrebbe essere anche alleata, ma almeno informata. Vabbè, questo è tutto un percorso che loro hanno cercato di fare, vedete, avevano fatto anche un database, poi diciamo che la nostra regione sta cercando di fare attività di informazione, all'inizio ce l'aveva l'idea di fare un, poi dopo vabbè, quindi tra l'altro qui sono citate delle cose che non esistono più perché Casa Liguria non esiste più, quindi praticamente non funziona. Dunque, scusa. Sì? No. Ecco, dicendo che questi non sono tutti i bandi di cooperazione territoriale, sono i bandi di cooperazione territoriale che in qualche modo, a cui in qualche modo la Regione Liguria, Genova possono attingere. Sì, 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 sì. Per citarne alcuni che possono sì. essere utili per la regione Emilia-Romagna, sì. c'è per esempio South East Europe, sì. SEE, dove c'è l'Emilia-Romagna, sì. ma non c'è la Liguria, sì, sì. c'è come regione attigua, ma non c'è come regione direttamente sì. beneficiaria, e poi c'è la cooperazione della Diatego, sì. E adesso non mi ricordo come si chiama, però se cercate su Google InfoReggio, sì, tra l'altro... lì è il bando dell'asse 3, diciamo, della cooperazione sì. territoriale, Info Reggio, e lì trovate tutto diviso per aree, per... Ecco, poi vabbè, qui c'era l'elenco di tutti i 12 programmi principali, quelli ad accesso diretto, vedete, no? Sono, ecco, io poi avevo fatto un po' una suddivisione dei vari programmi ad accesso diretto sulla base dei tre obiettivi della commissione, che sono i tre assi. Pilota, vabbè, qui c'è, vedete anche per dire il tema culturale, no? Ora un programma come Cittadini per l'Europa spesso è snobbato perché sicuramente è tagliato sull'ONG, sulla società civile, però a mio avviso anche altri soggetti che non siano solo la società civile o l'ONG, ma anche l'università, perché no, piuttosto che una pubblica amministrazione, potrebbe lavorare di più. Qui c'era il discorso che dicevo sulla la cultura, la storia dei popoli, sì, la memoria è dopo. Scusate. Ecco. Vedete? Eccolo qua. Eh sì. Poi anche il discorso dell'integrazione, insomma qui vabbè, Gioventù in Azione è un programma prevalentemente tagliato sui giovani, quindi il coinvolgimento diretto degli stakeholder nella progettualità, però comunque anche qui si potrebbero declinare diverse azioni. Progress è un programma molto, a mio avviso, complesso, che non è ancora decollato come dovrebbe. Ora vedo che entra, perché non entrava nel dettaglio. Io sono contenta di aver visto quel bando che abbiamo visto oggi, perché finalmente ha cominciato a entrare un po' più nel dettaglio del target di bisogni, perché in generale inclusione sociale è un po' come qualità della vita, cioè vuol dire tutto, vuol dire niente. Anche gli ex dirigenti che hanno perso il lavoro l'altro ieri hanno problemi di esclusione. Quindi cioè, sono comunque usciti da un circuito. Vabbè, health, i bandi che ho visto, salute, sono, ora non c'è la collega quindi non mi soffermo, sono molto tagliati sulla cura, comunque molto medicalizzati come approccio, e non è il nostro approccio, perché comunque non so, qui a Reggio Emilia, ma in Liguria si sta facendo un grosso lavoro sull'integrazione sociosanitaria, quindi
Health è un bando ancora molto molto sanitarizzato, medicalizzato, quindi noi non lo usiamo, diciamo, facilmente. In Life l'abbiamo visto, CIP è un programma molto interessante perché ha il focus su innovazione, su imprese e sulla messa a sistema dei diversi mondi, no? Quindi qui si salute. Qui come settimo programma quadro, però anche con risvolto sulle policy, cosa che il settimo programma quadro non ha, e sul sviluppo di prodotti anche commerciabili, è estremamente interessante. Vabbè, Cultura 2007 lo conoscete, molto di nicchia. Media, che solitamente non è utilizzato dalle pubbliche amministrazioni, secondo me invece avrebbe un grosso potenziale. Io spero che, insomma, come Genova inizieremo a lavorare, diciamo, su queste partite. No, mica tanto. Noi per esempio adesso stiamo ragionando sulla possibilità. Non solo, ci sono i bandi che assolutamente finanziano la produzione e la diffusione di film, no? Quindi, però invece ci sono bandi, come per esempio ne sono scaduti, mi pare giusto oggi o domani, due, che sono anche finalizzati allo sviluppo della cultura dell'audiovisivo, dello sviluppo di talenti, all'utilizzo della comunicazione dell'audiovisivo come strumento di educazione, valorizzazione. Noi per esempio ora stiamo ragionando sullo sviluppo di una web TV, ora insomma vedremo un po' cosa faremo, che si potrebbe anche utilizzare con vari scopi, ecco, non solo. Per cui adesso media di solito non usiamo, ma sì, oppure molto grossi, a seconda del tipo di bando, però noi non li usiamo, non li stiamo usando. E apprendimento permanente lo conoscete, con le varie sotto, ecco, il settimo programma quadro, è molto generale, ma ha un sacco di cose dentro. Vabbè, questi erano, poi si sono aggiunte nuove linee di bilancio che, ripeto, non... Vi faccio vedere velocissimamente, questa era una presentazione che avevamo fatto 2 anni fa, vabbè, questa è Genova, ecco, no, tanto per, questo vedete era dentro il gabinetto del sindaco, era proprio un discorso finalizzato alla pianificazione strategica. E c'era un po' il discorso che dicevamo, non mi ricordo più chi, no? Che anche proprio lavorare in una logica strategica è proprio finalizzato non solo a prendere soldi, ma anche a, oltre a avere occasioni di scambio, proprio anche attivare e considerare reti, alleanze strategiche per la città. E insomma, dipende. La prima... Ecco, noi avevamo, in questo senso, no, noi ci eravamo un po' chiesti, lo dico così anche perché, come le relazioni internazionali pure possono essere la premessa delle relazioni progettuali o come dalle relazioni progettuali possono scaturire delle relazioni internazionali, no? Cioè, questi due modi diversi di... ecco, noi pensiamo che l'attività di fundraising sia strategica se fondata su una ricerca strutturata e condivisa, no? Di opportunità che siano davvero utili per l'amministrazione e per la città. Quindi un po' la differenza, il salto che si vuol fare è un'attività strategica o è un'attività punto? Cioè, se è strategica deve essere fatta così, no? Io porto ovviamente il mio esempio, ma perché è il risultato di un grosso lavoro di sperimentazione e di elaborazione anche teorica e culturale, quindi cioè, stiamo lavorando da un po' sul modello. Vabbè, lasciamo perdere la storia che non ve ne frega niente. Volevo farvi vedere. Quindi comunque sempre attività strategica e attività progettuale, no? Dividendo diciamo in diversi, qui avevo fatto un grosso lavoro sulle partnership eccetera. Ecco, vedete proprio il discorso della strutturazione di tavoli permanenti, settoriali, trasversali, strategici eccetera eccetera.
Vabbè, lasciamo perdere i motti, se no devo andare avanti. Ecco, piano programma ve l'ho già detto, che è uno degli strumenti che noi stiamo proponendo. Cioè deve, secondo noi, come potrebbe essere per l'università uno strumento che in qualche modo abbia il commitment del rettore, dei direttori di dipartimento, cioè all'inizio d'anno, no? E quindi che dia mandato e legittimi i settori a progettare, che vincoli anche l'organizzazione, no? E legittimi i settori a fare quel lavoro. Questo è un, sarebbe un salto qualitativo grosso, no? Per un'organizzazione. Si erano progetti che fino a 2 anni fa erano qui, adesso ne abbiamo ben di più. Volevo arrivare alla fine. Voleva dire qualcosa che l'ho interrotto? Sì? No. Io sono molto stanco e comincio a reagire. No, dicevo sempre il parallelo, all'università non è un problema di vincoli, è proprio di risorse, cioè non sono le persone amministrative neanche che possono spendere del tempo in quello. Poi è ovvio che se c'è una cultura diffusa, se c'è una pratica, però non credo che sia il problema del rettore che vincoli le strutture, è un problema, sono qui, abbiamo una riorganizzazione del dipartimento che poi vede che c'è una... Quindi il lavoro normale, rutinario, al di là della progettazione, non riesce a essere soddisfatto perché poi converge tutto su una persona che ha dei carichi aggiuntivi. Questo non lo dico nel senso che non ha nessun peso. Sai che lei diceva, no, bisognerebbe che anche all'università ci fossero delle strutture. Sì, questa, no, non strutture, dicevo un'altra cosa, mi sono spiegata male. No, nel senso che io intendevo dire... io lo vedo perché lo verifico, dobbiamo andare in trasferta, c'è il problema di perché c'è questo progetto da mettere insieme, no? Anche con l'università, di 6 milioni di euro. Come fare? Non può lasciare l'attività didattica il professore, no? Allora, se c'è una pianificazione a inizio d'anno di massima dove si dice possiamo fare in modo che il DIPTEM lavori su, faccio un esempio, vado così, cito il DIPTEM, ma magari non è lui, è un altro, lavori su 2 progetti strategici, quindi diamo mandato che ci possa essere la possibilità non di non fare l'attività didattica, perché gli studenti hanno la precedenza su tutto teoricamente, però insomma di fare in modo di trovare delle soluzioni affinché se c'è da distaccare 2 giorni il professore nella trasferta tale per portare a casa quel progetto lì, lo possiamo fare, no? In questo senso lo dicevo, poi fatto sa. È stanco anche il microfono, lo segnalo. E, no, dicevo che non voglio entrare nel merito di una discussione. No, era un discorso di metodo, così. Ma che, poi... No, secondo me quello che comunque il vostro contributo di oggi pomeriggio è stato estremamente interessante. Nei termini di cioè, indicare anche... in modo ironico e non solo ironico, i percorsi da fare, l'approccio da avere, le relazioni. La mia opinione è che dal punto di vista dell'università, dico tra virgolette è sufficiente, ma lo metto tra virgolette perché cioè, è già una grossa conquista il fatto di avere un ufficio, un gruppo dedicato a quello, grossa conquista, certo. E secondo me che se va a pieno regime siamo a cavallo, nel senso che poi ognuno fa quello che deve fare, è bene che ognuno, anche se, chi fa ricerca, docenza, abbia la cultura della progettazione ed è stato interessante, se ve lo dico sinceramente, la vostra presentazione di oggi pomeriggio, perché poi cultura, ecco, non è soltanto... avere cioè cultura vuol dire avere anche tutta una serie di cioè sapere appunto che forse è meglio costruire una rete di rapporti che andare alla cieca nei siti internet. Quindi io penso che
avere a livello dell'università, e non entro nel merito della pubblica amministrazione, i comuni, l'università è fondamentale avere un centro dedicato o delle figure che nel senso hanno nelle proprie mansioni quelle e che questo venga riconosciuto e poi ovviamente conoscersi e coltivare questi rapporti nei termini per cui ogni poi università, i centri di ricerca, le persone, ecco, cioè conoscere nelle diverse strutture quello che ognuno fa, quello che ognuno può fare, coltivare questi rapporti, quindi con enti e strutture anche che si esprimono in livelli organizzativi differenti e poi essere pronti nel momento che ci sono questo tipo di occasioni. Ecco. Quindi vi ringrazio veramente per oggi pomeriggio. Dicevo, no, grazie, anzi, poi insomma, la Mission Impossible in poche ore di darvi un sacco di cose in una composizione d'aula completamente diversa da quella che si pensava, quindi diversificata, con diversi livelli, diciamo, di conoscenza, coinvolgimento in questi processi, se siamo riusciti a dare qualcosa, ecco, ci fa molto piacere. No, noi comunque i nostri riferimenti ce l'avete, adesso vedremo se riusciremo a proporre alla vostra città una partnership proprio in qualcosa su cui stiamo lavorando adesso e poi comunque sia disponibili per passarvi qualsiasi informazione che possiamo, contatto e peraltro insomma. Sì, la cosa interessante delle relazioni è che è facile ereditarle, cioè Genova ha una sua rete di relazioni, noi abbiamo la nostra rete di relazioni, nel momento in cui si inizia a lavorare insieme, piano piano si entra nella stessa rete, quindi si eredita tutta la rete, quindi poi man mano che si coltiva il fatto di mantenere attivo questo tipo di canale di relazione, di dialogo, porta a entrare, non è che uno deve iniziare da zero. Inizia da qualcuno che già ha una sua rete e pian piano si crea la propria, poi sono sovrapposte, sono sinergiche una con l'altra. L'università in questo senso un punto di partenza ce l'ha, nel senso che l'università ha una sua rete di relazioni data, insomma, già in partenza. Sì, questo non lo so, nel senso che molto spesso le relazioni che contano sono quelle personali. Sì. Dei singoli docenti, delle singole persone, dei singoli ricercatori. L'università in quanto tale avrà la sua rete di relazioni. No, voglio dire che ogni dipartimento, ogni docente ha la sua rete di relazioni e in genere sono anche molto, molto vaste, nel senso che navigano in ambito internazionale, eccetera. Certo. E quindi questo è un dato positivo che facilita molto le cose. Le cose si complicano quando però vogliamo uscire da questo ambito, cioè uscire da un ambito che è quello deputato alla ricerca e invece intrecciare relazioni con il territorio, con diciamo attori diversi insomma da quelli che solitamente caratterizzano le reti della ricerca, le reti universitarie, e su questo ci si trova un po' in difficoltà, ecco. Sì, diciamo che è una difficoltà costruttiva, nel senso che anche adesso, anche tutti i nuovi bandi che sono usciti hanno proprio come criterio, anche nelle valutazioni, cioè non è proprio un requisito di eleggibilità, ma è un criterio di valutazione molto forte di essere multidisciplinari, certo, di avere grosse ricadute sul territorio, di applicabilità, eccetera. Quindi non esistono più o sono molto limitati quelli che una volta erano i progetti di ricerca. Sì, sì, infatti, appunto, dico bene, certo. C'è un pezzo del settimo programma quadro che si chiama Future Emerging Technologies e lì è tutto campo della ricerca dell'università, sì, perché sì, lì manco a parlare di applicazione, perché lì tutti i modelli, calcoli, tutte robe. Cioè, quando uno parla di una cosa concreta, tutti gli viene la pelle d'occhio.
però tutto il resto sono sì, sì, infatti, ricerca appunto, applicativa, ricerca appunto. Applicata, ed è questa la difficoltà. È il motivo per cui spendono così tanti soldi. Comunque questo sì, credo anch'io che questo ufficio ricerche che abbiamo a disposizione, che sta lavorando bene, insomma, sia una grande risorsa. D'altra parte, da quello che mi risulta, l'Università di Modena sta facendo davvero molti progetti europei, insomma, quindi anche di grossissimi finanziamenti, ad esempio penso a quelli sulle nanotecnologie, perché poi abbiamo delle eccellenze come università che ovviamente trovano quelli hanno dei finanziamenti stratosferici. Cioè, come università deve ancora lavorare in questo, perché esistono sì dei gruppi di ricerca che soprattutto in certi settori ovviamente dell'ingegneria, delle bioscienze, però altri settori, secondo me l'Ateneo poi, credo che stia anche cercando di investire in questo, no? Stia cercando di investire per potenziare, perché se facciamo un confronto con Bologna rispetto ai progetti europei, che adesso ovviamente Bologna è un grande Ateneo, però anche in settori che sono attivi ai miei, insomma, vedo che riescono a fare molto già, ma c'è una storia diversa dietro. Quindi credo che ci sia, quello che voglio dire è che secondo me c'è la possibilità comunque di uno sviluppo, ecco, se c'è impegno, se c'è voglia di investire in questo, credo, no? L'Ateneo di Modena e Reggio abbia ampi spazi di sviluppo. Speriamo.